12 pedoni morti a Palermo e provincia dall'inizio dell'anno, decine rimasti feriti mentre attraversavano la strada. Gli ultimi casi in via Jafar e in via Crispi. Una donna è rimasta miracolosamente viva, finita sotto le ruote del tir, mentre un uomo che aveva trovato lavoro in Germania è morto mentre stava attraversando la strada davanti al porto. Certo, gli automobilisti sono indisciplinati, guidano e parlano col telefono in mano, non rispettano il codice della strada, guidano anche in città superando il limite di velocità. Ma invece, come si comportano i pedoni? Oggi siamo andati in giro e ne abbiamo visti di tutti i colori. Necessario apporre dei semafori per l'attraversamento pedonale, o comunque anche gli automobilisti dovrebbero stare più attenti, insomma. I pedoni ritengono di poter attraversare la strada in qualunque momento, in qualunque punto, senza prestare attenzione, perché ritengono che sia solo onere dell'automobilista curarsi di loro. Invece è la loro vita che mettono a rischio, quindi sì. Secondo lei i pedoni si comportano bene quando attraversano la strada? In parte sì, in parte no. C'è gente che passa così, disinvolta. Secondo lei l'amministrazione dovrebbe fare qualcosa? Dovrebbe fare molto, secondo me, perché secondo me è la repressione che può salvare la situazione. Non, chi commette questi crimini, perché per me sono dei crimini, ha la certezza assoluta di non essere in qualche modo punito, perché la tendenza è quella, adottare politiche svuota carceri. Ma invece il comportamento dei pedoni secondo lei com'è? Si inquadra in questo lassismo generale, però è meno grave forse di quello degli automobilisti. C'è l'assoluta nonchalance, si telefona, si fuma, e si sorpassa la macchina che sta dando qualche volta la precedenza ai pedoni. E questo è pericolosissimo. C'è qualcosa che l'amministrazione comunale dovrebbe fare? Certamente, sicuramente. Non può morire così la gente. Io mi ricordo di una ragazza morta in via Libertà. È ridicolo. Forse solo a Palermo possono succedere queste cose. O sicuramente qualche provvedimento si dovrebbe prendere. Mettere dei semafori, mettere dei passaggi, mettere delle guardie, dei vigili. Insomma, cercare di non fare morire così la gente. Il comportamento del pedone, perché io certe volte vedo attraversare anche con il segnale giallo, rosso, in mezzo al traffico, questo dovremmo un po' educarci anche noi a rispettare le norme della strada.